again. Buongiorno, oggi è sabato, siamo tutti a casa e io sono struccata, si vede. E, finalmente hanno finito di rifare il tetto di casa e quindi stanno smontando il ponteggio, Mauri e suo papà e suo fratello. E, intanto io faccio colazione in veranda, al balcone in realtà, cioè alla finestra. Visto che ieri sera ci siamo presi la cena libera, quindi io non ho potuto seguire la dieta. Oggi per colazione la dietologa mi fa mangiare il parmigiano con le noci invece dei biscotti, visto che ho già mangiato carboidrati ieri sera, questa mattina colazione proteica. Fazzoletto, adesso te lo porto. Eh? Adesso lo prendo. Stavo ascoltando che canzone era. Stavo ascoltando che canzone era. Ma non ho capito. Stavo ascoltando che canzone era, ma non l'ho capito. Musica è. Musica è. E ricordo. Non la conosco. E quella lì di Rosa Mazzotti e Pallarotti. Musica è la storia più importante di tutti questi discorsi. Musico che vuole per me. C'è Sofia che mi sembra un po' silenziosa, secondo me si è addormentata, poverina. Stamattina si è alzata un po' presto. Oh, si è addormentata. Topolino. Secondo me era stanca perché stamattina si è alzata un po' presto rispetto al solito. Si è voluta mettere sul divano e si è addormentata. Patatina. Oltretutto oggi è vestita benissimo, modestamente l'abbinamento l'ho fatto io. Anche se non si vede molto. La gonnellina di tulle. Ha la gonnellina di tulle, la magliettina a righe bianche e grigie e sopra per dare un po' di colore questo ultimo qui color menta. E poi ho voluto le trecce oggi. Carina. Le ciabatte le ha tolte, mi sa che le davano fastidio a stare sul divano. Mettiamo una copertina perché prende freddo, se no. Non ci posso credere che ora fuori dalla porta finestra del salotto non abbiamo più il ponteggio. Io non lo sopportavo più, ce l'abbiamo avuto per un sacco di tempo perché il mio suocero è muratore, quindi il tetto l'ha sistemato lui, solo che lavorando durante la settimana ovviamente l'ha sistemato a tempo perso. E sistemandolo a tempo perso ci ha messo un po' di tempo, quindi non era da veramente parecchio tempo che avevamo il ponteggio fuori casa per poter arrivare al tetto. E io ero stufa a marcia di vedere il ponteggio fuori dal salotto, non ce la facevo veramente più, quindi è veramente un brivido, un'emozione adesso aprire la porta finestra
del salotto non avere più sto ponteggio orrendo davanti. Adesso almeno abbiamo un po' di panorama fuori dal salotto. Oggi per me a pranzo minestrone, però senza patate e senza legumi. Ho preso quello della Orogel, che si chiama Leggeresse, se non ricordo male, ed è proprio solo verdure. Sulla confezione c'è scritto solo 12 o 18 calorie, 12 calorie mi sembra, per 100 grammi, quindi è proprio leggerissimo. Buon pomeriggio! Ma che capelli! Guarda che bel colore! Ciao amore! Ma ti sei messa il cappello? Sofia, ma siamo in primavera! Tu sei fatta al contrario. Quando c'era bel tempo non lo volevi. Adesso che invece... No, il contrario. Quando faceva freddo non lo volevi. Adesso che c'è bel tempo invece... Era in macchina. Eh sì, era in macchina. Era rimasto in macchina. Era qui vicino a me. Era lì vicino a te. L'ho visto quando ti ho legato. No, volete prendere il gelato dal Dusty? Non so se c'è la Steffi a casa. Scarpe. Comunque è tardi per andare dalla Steffi. Mamma mia, anch'io. Che luce, alla Barbara D'Urso. Come te? Io c'ho il cambio. Il lumino di Barbara D'Urso. Il lumino di Barbara D'Urso, sì. Oggi volevamo fare una gita. Volevamo fare una gita, ma abbiamo dormito, quindi la gita è saltata, perché ormai sono le 6 e 5 di sera. Quindi andiamo a mangiarci un gelatino. Tu non volevi anche andare a vedere le macchine oggi? No. Eh? No, cambiate idea. Grinta qua, ragazzi. Ancora? Ma sei da buttare, Maurizio. Sei una carrettina. La testa gonfia. Ecco, Mauro è l'unico che si prende il VVC come fossero caramelle. Questa settimana sì. Hai scoperto il VVC? Sì, a parte che sul foglietto illustrativo c'è scritto che se ne possono prendere due alla volta insieme per un massimo di 4 volte al giorno, vero? Quindi alla fine non è che sia fortissimo, perché se ti puoi prendere 8 pastiglie di VVC al giorno non è... praticamente una scatola al giorno te ne puoi prendere, sì. Non penso sia fortissima la pastiglia di VVC, visto le dosi che ne puoi prendere. Vampiri, guarda, ciuccia sangue, che non sei altro. Che schifo. Tutto sangue. Della ciucciata di sangue. Che schifo. Ma guardavi i baffi, tu l'ammazzavi, no, veramente? Sì, non fare up serio, sì. Smettila. Sì, no, smettila. Guardi i baffi. Al massimo parlo di barba. Ok. Battuto del Kaiser, tristissime. No, seriamente io lo guardavo ed ero fifona, cioè mi faceva paura quando lo guardavo, ma lo guardavo lo stesso. Tu lo guardavi? Eh? Veramente? Che infanzia triste. Oggi new look, che a Mauri non piace per niente, è vero il mio look oggi? Veramente? Cioè sei così pittimino sull'abbigliamento? Da quando? Da oggi? Da domani. Da domani, quindi oggi va bene. Oggi, oggi va bene, cosa vuoi? Ma che cacchio stai dicendo? Questa è di papà. Domani, non ti ha sentito tanto, non ti preoccupare. Eh? Io in macchina. Comunque, il look di oggi, e va molto di moda, perché tu non lo sai, ma va molto di moda, è il look sporty chic. Sporty chic. Sì, sì, perché la settimana della moda spopolava questo sporty chic. Quindi, vabbè, giacchetta di pelle sopra, corta. L'ho inventato io sporty chic. Sì, l'hai inventato tu, dai. E sotto pantaloncino sportivo, ma con sopra, a parte questa cintura non si vede una mazza, però sopra c'è il giacchino tipo i fronzoli così, no? E poi e ai piedini anfibi, quindi anfibi, pantalone sportivo, giacchetta
un po' chic, vedi, sotto sport e sopra chic, no? Giacchetta un po' chic e gioca di pelle. Tac. Non ti piace? No. Senti, ricordati che io sono quella che ha dato il via alla tuta con le scarpe col tacco. Che... Grazie a me. Che stai dicendo? Questa è proprio una cavolata. No. Allora, diciamo che a me sono sempre piaciute le scarpe col tacco, quindi anche quando mettevo la tuta mi piaceva mettere la scarpa col tacco. Ecco, e probabilmente la gente mi prendeva un po' per matta, ma ora va tanto di moda perché tutte le Vips le hai viste, che per un certo periodo io le ho viste anche sulle riviste, così che andavano in giro con la tuta e la scarpa col tacco. Quindi io, anche Beyoncé, vedi? Quindi ero molto 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 avanti, il famoso genio incompreso, no? Che io sono più avanti degli altri su queste cose e poi no. Il famoso scemo compreso. Camonello. No, comunque è vero, io andavo in giro con tutti i tacchi molto prima di quando ancora iniziasse ad andare di moda. Bene, siamo arrivati, finiamola con queste cagate. Cioè, l'unico che si azzarda a parcheggiare in retro, in un parcheggio del genere, dove su un lato oltretutto c'è il pilastro di cemento. Sono una telecamera, sensore di parcheggio, sono capaci anche gli indiani. No, io no. Non vuoi dare la macchina. Ma sei fuori? No, io ho dei problemi oltretutto, cioè quando vedo quelle righe lì... Cosa? Non sono molto convinta, cioè non mi regolo molto anche se le vedo. Basta. Grande mago. Ci vuole. Cosa sei tu? Sei? Sono piccola. Ah, non sei grande tu? Sono lettino piccolo. È giusto. Se sei piccola hai il lettino piccolo. Poi quando sei più grande... Stanno pulendo le macchine. Sì, stanno pulendo tutte le macchine. Hai visto che bravi? Anche Sofia è brava a pulire la macchina, vero? Ti ricordi che l'hai pulita anche tu la nostra? Sì. Con l'aspirapolvere. Sì. Vero? E ieri quando siamo andati a tirare quella aspirapolvere e poi con l'acqua. Con l'acqua l'ha lavata papi fuori, vedo. Buona cazzo l'antifurto. Sti gazzi. Tu la panna non la vuoi da assaggiare? Mamma, mi piace assaggiare fragole. Cosa vuoi assaggiare? Fragole pazze. No, è alla torta questa, è al cheesecake. Vuoi assaggiare il mio? Assaggialo. Ah, che leccato, è buono? Sì. Io. E l'hai assaggiato tu? Questo ti manca. E dai. Ti piace? Sì, è al biscotto. Tu sei sempre fragolina, è il tuo preferito allora? No, cioccolato. Stiamo facendo un inseguimento all'Ilaria. Seguilo, papi. Dai, l'hai fatta fermare, poverina. Favorisca patente libretto. Favorisca patente libretto. Tu, ma sei da sola? Saponetta. Mamma, basta le patate sulla sedia. No, amore, sulla sedia no, che cadi. Mi stai lavando i capelli? Con cosa? Con lo shampoo e con la schiuma. Dai, lavali bene però, che bravo. Che profumo ha? Buonissimo con la fragola. Buonissimo la fragola? Wow. Lo shampoo. Shampoo alla fragola? Dopo quasi lo finisco. Brava, lava. Lasciano un po' dentro. Sono lavati? No. No, ancora no. No. Ancora no. La saponetta. La saponetta. Oh, ma. Guarda. Devi stare così. Guarda, mamma. Dentro spenti. Ma scusa, che parrucchiere hai visto tu lavare i capelli così? Questa è una parrucchiera bella. Tu sei fuori. Cosa facciamo di questa qua? La buttiamo fuori? Dai, andiamo che la buttiamo fuori, dai.
E me lo dai un bacino? E me lo dai un bacino? Se no ti butto fuori, eh? Mamma. Ti faccio mangiare. Ti aspettino un attimo. Si dice specchio, specchio. Mi dai un attimo. Delle mie brame. Chi è la più? Gentile. Del? Cuore. Amore. Ecco, specchio delle mie brame. Chi è? La più gentile del cuore. Adesso guardati. Adesso mi guardo? Oh, ma come sono bella! Ma chi ti ha fatto i capelli così belli? Io. Ma sei stata brava.